E ciao a tutti, sono Jacopo Pisani, qui per Elettri TV e siamo a Calcata. E questo è il mio piccolo spazio. Allora, vi racconto in due parole la mia storia. Sono nato a San Benedetto, cresciuto a Roma e oggi mi ritrovo a Calcata. Ho 31 anni e ho iniziato come ascoltatore tramite mia madre che è jazzista, quindi ho iniziato a vivere nel mondo della musica tramite mia madre come ascoltatore sin da piccolo, quindi nei vari locali jazz di Roma, nei vari teatri, anche teatrante mia madre, quindi mi ha stimolato tantissimo e quindi anch'io ho appreso tantissimo fin da quando ero piccolo, diciamo, e anch'io ho, diciamo, sviluppato un modo tutto mio un po' di cantare e di interpretare, non avendo poi fatto alcuna scuola di tipo proprio professionale su questo tipo di arte. È tutto quanto dato un po' dal fatto che ho ascoltato moltissima musica, ho visto con gli occhi molte performance di molti artisti dagli anni 90 ad oggi e ovviamente con l'aiuto anche di mia madre, perché lei, essendo musicoterapeuta e terapista della voce anche, Carolina Gentile, che ringrazio di avermi partorito, mi ha insegnato la respirazione, prima di tutto, la respirazione circolare, la respirazione diaframmatica, e quindi mi ha insegnato a usare la voce in maniera corretta, senza danneggiarsi le corde vocali, senza dover arrivare in apnea, senza, insomma, queste piccole tecniche che chiunque canta conosce benissimo. Fino ad arrivare a 14 anni e appunto cantavo e tutto quanto. A 14 anni ho iniziato il mio percorso nel rap. Fino all'età di 28 sono stato un rapper a tutti gli effetti. Ho partecipato a contest di battle, ho organizzato eventi nel mondo dell'hip hop, poi come breakers, graffitaro, insomma, a tutto tondo facevo parte dell'ambiente underground di Roma. Il mio pseudonimo era Jay White. E fino ad arrivare appunto a 28 anni a distaccarmi totalmente da questo mondo, che poi a mia volta ho stimolato mio fratello, che è più piccolo di me, Tommaso Gentile, figlio di mia madre e di un altro padre, però l'ho stimolato a tal punto che lui a 9 anni già aveva scritto 80 canzoni, a 9 anni. A 12 anni già aveva inciso un disco insieme a Gin Max dei Flaminio Mafia. E oggi che a 18 anni già suona benissimo la chitarra e sta su tutto un altro pianeta rispetto a come stavo io alla sua età. Quindi si è già distaccato lui a ben 10 anni indietro rispetto a me, no? Io a 28, lui a 18 già sta in un altro mood. E quindi devo dire di aver fatto una buona cosa a rappare, perché ho insegnato a mio fratello che cos'è il modo di scrivere nel rap, tante altre cose che io avevo appreso, acquisito in tanti anni, e lui grazie a me è riuscito a capire, assimilare, e oggi già è un cantautore, fa di tutto, fa tutt'altro. E ho detto, ma perché anch'io, che comunque tutti mi hanno sempre detto, Jacopo, tu canti bene, ma perché non ti metti a cantare piuttosto che a fare rap e basta? E così, seguendo un po' quello che mi diceva la testa, un po' quello che mi dicevano gli altri, finalmente inizio il mio percorso da solista, ma soprattutto da cantante. Quindi ho iniziato a scrivere canzoni sempre più inerenti a quello che ho intorno, piuttosto che la mia storia, chi sono, come si fa di solito con il rap, no? Che è sempre autocelebrativa, mentre magari ho iniziato a scrivere
canzoni un po' più legate a quello che abbiamo intorno, quindi alla terra, alla vita, soprattutto qua dove siamo a Calcata. Sono stato stimolato tantissimo perché avendo questa valle, questo bosco bellissimo, avendo molta libertà di poter urlare a cielo aperto, insomma, ho avuto talmente tante ispirazioni che poi il mio percorso da solista è diventato in realtà un qualcosa legato anche agli altri, come musicisti che adesso non sto a elencare perché sono veramente tanti, direi un nome e farei un torto a un altro. Quindi così facendo, sono riuscito piano piano da che ero un rapper, quindi volevo sempre pubblicare YouTube, quello, quell'altro, andiamo, facciamo i video. Era più che altro una cosa autocelebrativa, ma anche fine a se stessa, cioè rimaneva lì. Non lasciavo nulla indietro e non lasciavo nulla dopo. Era il presente, viversi il presente. Mentre adesso con le mie canzoni vorrei un po' lasciare qualcosa, una volta che io non ci sarò più. Una persona se ascolta un mio brano, magari ci sente qualcosa di attuale o comunque qualcosa di che lo fa pensare, no? Quindi perché devo sempre parlare di me? Chi sono io? Io parlo ormai di quello che ho intorno. Questo è il mio modo nuovo di scrivere. E potete ascoltare benissimo le mie canzoni che ho pubblicato fino ad oggi su Spotify, YouTube, SoundCloud, cercando il mio nome, Jacopo Pisani, e potete così percepire un po' quello che è stato il mio passato, perché ci sono anche pubblicazioni dal 2012, perché lì più o meno quegli anni sono stati i primi anni in cui pubblicavo, fino ad arrivare al 2008, insomma, potete capire sì, 2018 potete capire le sfumature. Mentre cosa è successo? Ho incontrato il mio nuovo attuale produttore, diciamo così, producer, che si chiama Tommaso Marconi, lui lo nominiamo perché ci sto lavorando attualmente nella nostra etichetta Roses, che vive proprio qui a Calcata. L'ho incontrato, pensate che io lo conoscevo già dal liceo, e ci siamo rincontrati qui. Ci siamo persi per tanti anni. Io non sapevo cosa faceva lui e lui non sapeva cosa facevo io. Ci siamo rincontrati, eravamo fuori dai social tutti e due, l'uno con l'altro. Non ci scrivevamo, insomma, totalmente persi di vista. Ci siamo rincontrati a Calcata e Calcata ci ha unito di nuovo, perché poi al liceo, sai, sei amico, una cosa o un'altra, non fai molte cose. E ho scoperto che lui era un produttore, di musica elettronica, che però voleva iniziare a fare qualcosa di diverso. Io con il mio percorso da solista ho trovato, diciamo, come il minatore che trova l'oro, no? Finalmente hai trovato quello che stavi cercando, scavando, scavando, finalmente hai trovato e ti puoi fermare, finalmente puoi riposare. E così è stato, da un anno a questa parte proprio. Diciamo settembre 2020 ho iniziato a lavorare con lui finalmente. Ho pubblicato tutte le mie vecchie canzoni che ancora dovevo far uscire con i miei vecchi producer, amici di lunga data, anche con loro abbiamo fatto tantissime esperienze. Tra l'altro l'ultima canzone pubblicata con il mio vecchio producer, l'ho girato qui il video, proprio qua in questa valle, e si chiama Spirito Libero. E si vede tutta la valle, si vede Montelisanti, Narce, si vede il fiume Treia e si vede io che sono una sorta di selvaggio che vive qui e che esprime la sua musica. Quindi abbiamo fatto una canzone, quella era un po' genere trap, no? Pubblicando quest'ultima canzone ho dato proprio un messaggio a tutti, ho detto adesso si cambia. E così è stato, con Tommaso Marconi abbiamo cambiato totalmente sia lui il suo genere che io il mio genere e abbiamo iniziato a fare questi nuovi pezzi, una per esempio si chiama Forte È,
un'altra si chiama Sei qui, la parola amore, insomma le troverete cercando facilmente. E, questo per dire che Calcata ci ha unito, ma ha unito quella voglia di fare che ci ritrovavamo con il lockdown, stavamo, sai, no, alle 10 non si poteva uscire, coprifuoco, quindi rimanevamo tutta la notte in studio perché non si poteva uscire e creavamo, ovviamente volumi bassi, ovviamente rispettando il prossimo, quando si doveva dormire si dormiva, però abbiamo creato così tanto in questo anno fino ad arrivare ad oggi che abbiamo pubblicato ogni mese una canzone, un video per ogni canzone che pubblicavamo, abbiamo fatto dei contest per dei ragazzi insieme alla nostra etichetta, per dei ragazzi emergenti che volevano prodursi e non avevano la facoltà o comunque non ne avevano anche a livello economico la possibilità. E quindi abbiamo cercato di aiutare gli altri, ma allo stesso tempo di valorizzare quello che noi potevamo fare facendo un vero e proprio team. Abbiamo creato questa unione e si sono aggiunte altre persone, quindi si sono aggiunti videomaker, si sono aggiunti grafici, si sono aggiunti artisti che hanno collaborato con noi per magari. Chi è uno stylist, chi fa magliette, chi insomma, chi più ne ha più ne metta. Abbiamo fatto un po' di tutto fino ad oggi e stiamo lavorando tuttora al mio nuovo album che spero di pubblicare entro ottobre di quest'anno, quindi a breve. E, tra l'altro, col discorso del lockdown, lavoravamo in remoto con un altro artista che si chiama Antonio Tavassi dalla Puglia che mixava tutto quello che noi gli davamo, lui lo iniziava a mixare, noi continuavamo a lavorare sui nuovi progetti, lui mixava, ci rimandava i progetti, poi noi glielo rimandavamo, faceva i mastering, quindi c'è stata una vera e propria collaborazione a distanza e remoto, sfruttando il fatto di star chiusi, non poter fare niente, ma in realtà fare tantissimo, abbiamo fatto molto di più grazie al lockdown che magari se avevamo io il lavoro suo, lui il lavoro, cioè insomma se avevamo da fare non avevamo così tanto tempo, no? E questo tanto tempo vuoto, no? Che uno si dice mo che faccio? Dobbiamo stare qui a Calcata, che facciamo? Facciamo musica. E qua ci sono tantissimi musicisti e niente, la mia storia è un po'. Per chi vedrà questo video sicuramente è un po' travagliata, non mi riesco bene a esprimere, ma perché voglio dire tantissime cose e ci tengo solamente a specificare una cosa, che sì, mi suggerisci ovviamente, ci tengo a specificare che Calcata per me è stata una salvezza da quando sono venuto qui a vivere. Io vivevo a Roma in dei quartieri bruttissimi e quindi Calcata mi ha salvato un po' dalla strada, Calcata mi ha salvato un po' da quel brutto che c'è in una città grande come Roma. Un ragazzo è facile che si perda, molto facile, se non ha punti di riferimento, mentre Calcata per me è stata una grande scuola di vita, soprattutto perché ho incontrato personaggi di tutto il mondo, veramente di tutti i tipi, e soprattutto ne voglio ricordare uno che era Angelo Blu, un grande armonicista, insomma, che mi ha insegnato anche a suonare l'armonica. A fiato ovviamente, ricordo benissimo che non mollava mai, il suo desiderio più forte era quello di aiutare tutti gli altri, diciamo, lui mi diceva appena torno dall'America, Jacopo, vedrai, faccio svoltare te, tu sai quelle cose, no, che si dicono in Italia, perché c'è sempre voglia di aiutare gli altri, di far comunque vedere che tu ce l'hai fatta. Lui, l'ultime volte che l'ho incontrato, veramente pensavo che ce l'avesse fatta, perché
meritava tantissimo. Tra l'altro, purtroppo, quando se n'è andato, era in realtà proprio stato il momento in cui lui ha avuto più successo, no? Nella vita. Quindi se n'è andato un po' così, lasciando questo vuoto. E Calcata è stato una delle prime persone che ci ha portato a Calcata, perché lui è stato tanti anni con mia madre, nel 99, 98, tanti anni, 2 anni, nel 98-99, e lui ci portò qui la prima volta, insieme a Samagra, che era un'altra artista di Calcata, che non c'è più. C'erano tantissime persone che oggi a Calcata non ci sono più, che però hanno fatto sì che Calcata, anno dopo anno, lasciasse dentro le persone qualcosa. Ah, Calcata, come no? Ah, c'era Angelo Blu. Ah sì, si faceva musica in piazza, Calcata, come no? C'era Roberto Ciotti, Calcata, come no? C'era Samagra, Calcata, come no? Ci veniva Oli Nat a fare le danze azteche. Insomma, Calcata, veramente, a chiunque chiedi che c'è stato, chiunque avrà un ricordo che fa sì che questo paese magico, perché poi sembra di stare in uno dei cartoni di Miyazaki. Tra l'altro, so che anche lui si ispirò venendo nella valle negli anni 90, e quindi se avete mai visto Laputa o uno di quei cartoni animati di Miyazaki, ci ritroverete sicuramente questi paesaggi. Calcata è magica, e Calcata alla forza è proprio un punto energetico, dove si creano delle circostanze, dove veramente puoi cambiare la tua vita. E quindi, per tutto quello che ho vissuto fino ad oggi, Calcata rimarrà e rimane comunque un punto di riferimento. E sono contento che si valorizza anche con un documentario. Sono contento che si continui a parlare soprattutto della musica di Calcata, che pochi lo fanno, ma è molto importante. E detto ciò, vi ringrazio e vi faccio una strofetta a cappella di una mia canzone.